Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Oggi preparerò le chiacchiere, che è una ricetta tipica di questi tempi di carnevale. E ci saranno degli assaggiatori ufficiali, ci saranno le mie pulizie e poi ci sarà il mio regalo per San Valentino. Beh, buona visione! Ora iniziamo subito con la ricetta delle chiacchiere e metto a sfondere il burro, poi in una ciotola metto farina, zucchero, un pizzico di sale, poi metto due uova, vado a mescolare il tutto e poi piano piano ci aggiungo il latte. Il liquore, in questo caso ho messo del limoncello, ma voi potete mettere anche un liquore strega, qualsiasi altro tipo di liquore. Poi metto il burro fuso, poi ci vuole la buccia grattugiata di limone e poi si va ad impastare. Andiamo a formare tipo un panetto che poi io trasferirò su una spianatoia dove finirò ad impastare. Poi lo avvolgiamo in una pellicola trasparente e la facciamo riposare per una mezz'oretta, a temperatura ambiente. Dopodiché la riprendiamo il nostro panetto e lo andiamo a dividere in due parti e vado a stendere la prima parte del panetto. E la sfoglia, mi raccomando, per le chiacchiere, quando più sottile possibile la possiate far venire, perché più sottili sono, più ci saranno cioè, ci sarà modo di farle venire più croccanti, più friabili. Vado a mettere olio di girasole in un pentolino, poi vado a tagliare la prima parte di chiacchiere e le vado a friggere. Mi raccomando, quando tagliate le chiacchiere, tagliatele un po' trasversali. Ed eccole qua, le prime chiacchiere stanno friggendo. Sono pronte. E mettiamo lo zucchero a velo. Allora, abbiamo due assaggiatori ufficiali. Dopo aver cucinato, preparato le mie chiacchiere. Vai Vincenzo, prendine uno. Com'è grande! Com'è? Buona! 10. 10. Grazie. Ragazze, le mie chiacchiere sono pronte, adesso ne assaggio una anche io, eh. Buona. È un dolce che mi piace tantissimo, eh. Facilissime da preparare e anche da mangiare. Ed ora, dopo aver preparato le chiacchiere, passo a pulire un po' la mia cucina, dove ho già ordinato un po' il tutto, ho tolto un po' il grosso da mezzo. Mi vado a pulire le miante con il quasar cucina, ma ho provato a pulire con il pannetto per vetri e finestre anche le ante per vedere come venivano, e sinceramente è davvero ottimo anche per pulire le ante della cucina il pannetto attifibre, vetri e finestre. Devo dire la verità, ne comprerò anche altri proprio perché mi è piaciuto, perché non è sottile, spesso, diciamo che pulisce davvero bene.
Ed ora passo alla pulizia dell'isola con il Quasar Cucina e poi vado a pulirmi gli sgabellini, dove con le salviettine igienizzanti che comprai all'MD, che mi trovo molto bene, vado a pulire sotto i piedi degli sgabelli. Ora passo alla pulizia della cappa, sempre con il mio ace sgrassatore e il pannetto Actifibre della Veleda, che me la pulisce e me l'asciuga subito. Poi mi lavo le mattonelle dietro e passiamo alla pulizia del piano cottura, sempre prima con ace sgrassatore. E poi me la vado a lucidare con il Quasar Inox. Dopo aver pulito la cucina, passo alla pulizia del top della cucina, sempre con il Quasar Cucina e il pannetto Actifibre della Vileda. Vado a svuotare la lavastoviglie, perché ho giusto qualche altra cosa poi da rimettere. E passo poi alla pulizia della macchinetta del caffè e mi pulisco il top dove sta la macchinetta. E poi passo alla pulizia del lavello. Adesso con un altro pannetto Actifibre, perché io ho un pannetto un po' per tutti i tipi di pulizie, con il Mobibril vado a pulirmi la porta della cucina dove c'è il ripostiglio.
e abbiamo finito di pulire la cucina dopo aver fatto preparato le chiacchiere. Ed ora con i chiodi di garofano, un'arancia e un limone vado a crearmi un deodorante naturale. Dopo aver fritto, ovviamente, si sa, può succedere che per casa, nella cucina ci può stare quell'odore di frittura. Ed io con i chiodi di garofano in un'arancia e nel limone vado a crearmi questo deodorante naturale. E i chiodi di garofano sprigionano davvero un profumo buonissimo con inseriti gli agrumi. Vedrete poi veramente il profumo che si sentirà per la cucina, è davvero buono ed è anche un'ottima composizione da mettere anche magari in centro tavola. Io in questo caso l'ho messo in un piattino e lo metterò sul piano cottura. Allora, oggi è San Valentino, Pietro, è vero? Sì. E papà cosa mi ha portato? Ha portato dei fiori e del cioccolato. La rosa e i cioccolatini. E ci sono dentro. Allora ragazzi, mio marito mi ha portato anche la scatola di cioccolatini di Abbracciami di Andrea Sannino, eh. Pietro già ha preso i cioccolatini, questi tre saranno per le mie figlie. Poi la scatola ha pure un carillon, non so che si ascolta la canzone, penso, di Andrea Sannino. Poi mi ha portato la rosa e pure ha dei cioccolatini vicino. E poi ha portato questo per la Madonnina, che è una rosa dentro a questa campana, non lo so, poi ve la faccio vedere adesso che la le tolgo questo involucro di rete. Cioè, stiamo già cadendo sui tizi con la ragazzi barra. Guardate la mia faccia stamattina, ma adesso questo qui non lo voglio prima di vedere, sono emozionata. Allora, quando uso bull in brawl ball, ok, abbraccio la rosa, ma ragazzi sono senza parole. Questa volta ci sono pure i cioccolatini, eh? Questa volta li ha portati lui a mano, ha detto non voglio sbagliare come l'altra volta. Sono veramente contenta, ragazze, non conta il regalo in sé ma il pensiero, eh? Vabbè, non ho parole, ricevere un pensiero, un regalo è sempre una cosa bella, eh? Ragazze, poi ha portato anche la rosa alla Madonnina, eccola qua nella campana, e la andiamo a mettere. Eccola qua, vediamo questa. Ecco. Ecco qua, anche la Madonnina, San Valentino, eh? Adesso mi devo gustare anche il cioccolatino, eh? Buono, eh? Voglio leggervi la frase, ragazze, che mi è uscita. Allora, qualunque cosa tu possa fare e qualunque sogno tu possa sognare, comincia. È il mio sogno, ragazzi, iniziato insieme a voi. Non poteva essere più che vera questa frase. La rosa l'ho messa nel vaso. Beh, anche questa volta mi ha stupita, eh.
Ed eccoci giunti nella mia nuova skincare serale. Ragazze, sono nella mia lavanderia del mio confessionale. Ormai tutti sapete che è il confessionale. E beh, ragazzi, io mi vado a struccare come al solito insieme a voi. Ragazze, oggi sono stata felicissima. Mio marito mi ha fatto una bellissima sorpresa, mi ha portato la rosa, i cioccolatini di Andrea Sannino a braccio, ma è venuto e ha fatto finta che doveva uscire, non so che doveva comprare, tutto va bene, è tornato, aveva la rosa dietro la schiena, aveva aperto la porta, ha fatto così, mi ha detto, mamma mia che cos'è? Franci, mamma mia, mi hai fatto emozionare, un altro poco, mamma mia, non avevo le parole, non avevo voce, gli ho dato un bel bacio, ho detto Franci, mamma mia, che bel pensiero che hai avuto per me, non conta la qualità del regalo, cioè non è che uno deve fare un regalo chissà quanto costoso, basta il pensiero, le cose più belle sono quelle che sono fatte con il cuore e poi ti sorprendono, non conta il valore. Comunque, mia mamma e mio padre poi hanno litigato. Ho detto, io, hai visto mio genero, ha fatto un bel regalo a mia figlia. Tu che cosa mi fai? Non mi hai fatto niente, siamo più di 40 anni sposati, non mi hai mai fatto niente a San Valentino. Ha detto mio padre, e che ti devo fare? Ti faccio tutti i giorni il regalo che ti sopporto. Mia mamma come una pazza, Alfonsì, hai sentito a tuo padre, ha detto che mi sopporti, io sopporto io lui che russa tutte le notti, che non mi fa dormire, e questo è il ringraziamento, che io sopporto io a lui, ha detto che lui mi sopporta, mamma non ti preoccupare, quello così è, cioè ho dovuto, sono una nuova giudice, Sandy Richeri, ah, le persone anziane, raga, come al solito, come il fatto della pasta al forno, oggi, per le rose di San, per il regalo di San Valentino si sono bisticciati. Mamma mia, ha detto mia mamma, Alfonsi mi devi credere, non mi ha mai fatto una cosa, niente. Niente. Ha detto mamma, ma quelle poi sono persone d'altri tempi, si mettono a fare i regali, quelli non ci. Poi tu non ci tieni con i regali. Ha detto ma fratello Alfonsi, ma pure una sciocchezza, una cosa, me la poteva fare, me la poteva portare. Ha detto, mamma, quello non esce da quando stai in pensione, come te la facevi? Questo regalo. Ho preso io un cioccolatino e gliel'ho dato. Ho detto, mamma, ti fai conto che te l'ha fatto papà. Così si è calmato col cioccolatino. Ragazzi, io mi sciacquo un attimo, eh. Allora, ragazzi, io mi sono sciacquata. E adesso metto la mia cremina, ragazze, la mia cremina della L'Oreal. Antirughe con collagene più 35. Comunque ragazze, ieri abbiamo fatto venerdì, detto ieri, venerdì abbiamo fatto la live, eh. Sono entrate delle persone scostumate nella live, ragazze, proprio mamma mia, chi era presente ha visto, cioè sono stata proprio, sono rimasta sconvolta, ragazze, non me la sarei aspettata, ma la prossima volta non succederà, bloccherò al momento, non leggerò neanche i commenti. Assolutamente, persone scostumate, senza dignità e senza rispetto, assolutamente. Mi dispiace soltanto per chi era in diretta con me, che ha dovuto purtroppo, è andata bene fino a un certo punto, poi è degenerata la cosa. Comunque, non fa niente, ragazzi, ci ho passato sopra, però sono stata male, eh? Un po' la serata me la sono passata un po' brutta. Comunque, pochi salutini, eh? È una sorpresa per voi. Allora, ho messo la crema. Allora, ora passiamo prima ai salutini e poi vi saluterò con una poesia scritta da me. Per questo giorno bellissimo di San Valentino è dedicata a tutti gli innamorati, soprattutto a mio marito Francesco. Allora, ora saluto un momento. Allora,
Saluto Rossana Perricone dalla Sicilia. Poi saluto Greta Ricciardi dalla Spezia. Poi saluto Annalisa da Napoli con figli e nipoti. Poi saluto Lina Zaffino dalla Calabria. Saluto Graziella Manuela Scotto di Frega. Poi saluto Angela Crisetti con la figlia Agata. Un grande bacio. Poi saluto a Leonilda Salvatore da Montoro. Poi saluto Irene Mattei e Angela Spinuzza. Poi ragazzi, se ho dimenticato qualcuna, perdonatemi, io non lo faccio apposta, però purtroppo io metto apposta il commento in alto per far sì che chi vuole i salutini mi scriva lì. Quindi in altre parti, ragazze, purtroppo mi è difficile perché sono tanti i commenti e quindi non riesco poi ad andarli a vedere. Quindi chi vuole i salutini me lo scrive là, perché io apro il commento e mi scrivo tutti i commenti, che tutti coloro che vogliono essere salutate. Ora ho scritto una poesia in napoletano, ragazze, perché io amo il napoletano, e ho scritto una poesia per questo giorno meraviglioso che è San Valentino, per la festa degli innamorati. E fa così: l'amore quando viene è peggio in uvelena, stanno cor non lo può salvare, sa da rendere sulla sta realtà. Una gioia dall'anima si sente, solo pensiero che tu ia sentere, aspetta che ti chiama, vuoi che ti pensi, non ti fa domande, l'amore è questo. Oggi è San Valentino, la festa è innamorata, ma l'amore non è solo una giornata. L'amore è sempre, per chi prova, chi sto sentimento. Auguri di buon San Valentino da Alfie.